Se vi alzate è meglio però, l'assessore può alzarsi. Possiamo? Assessore, lei ha iniziato questa conferenza stampa dicendo hanno rubato tutto in maniera molto quasi criminale, accusando dei criminali, no? Non così, non è così. È che ci troviamo in un momento molto difficile e stiamo cercando di girare pagina. E credo che ci stiamo riuscendo. E devo dire che abbiamo anche un sostegno in tutta Italia, perché mi muovo, sono in tour, quindi dovunque vado sento che c'è una forte adesione al programma nostro. Un assessorato a 0 euro, come fa a far partire adesso la stagione estiva? Ma credo che ce la faremo, perché Crocetta qualche milione di euro, che sono pochi, non è che siano quelli che hanno speso nel passato, ma siccome faremo cose interessanti in qualche modo con pochi soldi, perché ne abbiamo di offerte. Mi ha telefonato Renzo Arbore, che ha fatto un DVD molto interessante, lo propone alla regione siciliana, vogliono solo le spese, come nel suo stile, tra le altre cose, che fa vedere che i siciliani sono stati in qualche modo gli inventori del jazz. Non rendicontare il bando precedente non vi permetterà di fare un nuovo bando, lo dice la legge, no? Lo so, però insomma, il capo di gabinetto sta lavorando molto bene, anche Alessandro, siamo affiatati tutti gli assessorati, questa è una cosa che non c'era prima. Non c'è competizione, non siamo stati messi da politici, capito? Quindi non abbiamo nessuno sopra di noi, né dietro e neanche davanti. Piacere. Francesco Panasci, piacere di te. Perché non va Franco Battiato un concerto in ogni capoluogo della Sicilia, a pagamento naturalmente, e devolve l'introito alla regione? Una bella iniziativa. Bella proposta, chiediamoglielo, chiediglielo, anzi non ti rubo l'idea. Direttore, possiamo fare un'intervista? Invece, no, volevo aggiungere solo una cosa, c'erano persone prima di lei. Volevo aggiungere che è una cosa. Direttore, lei tiene il turno, giusto? Quindi poi me lo dirà lei quando posso intervistarla. Il dirigente generale ha detto una cosa bellissima, ha parlato delle bande. E io ricordo al dirigente generale che il primo trombone della Cleveland Orchestra viene dalle bande siciliane, bande musicali. Le prime parti delle orchestre di Santa Cecilia, delle più belle orchestre, vengono dalle nostre bande. Bravo, bravo, bravo dirigente. Bravo. Chi c'era prima di me, prima di parlare, direttore? Chi lo tiene il turno? Direttore, diceva l'assessore poco fa, ma se non si chiude la rendicontazione di un precedente bando, se ne può riaprire un altro? La comunità europea ci ha bloccato quella linea di finanziamento. Ma anche il prossimo bando, o solo su quella? Noi non possiamo fare un bando nell'indisponibilità delle risorse, sarebbe non solo irresponsabile in generale, ma sarebbe anche illegittimo. La chiusura di questa Cine Sicilia ha un obiettivo diverso da quello che è una macchina che diciamo, grava sui costi della regione? O perché lei da esperto pensa comunque è una struttura che non serve a niente? Lei semplifica molto, ma del giornalismo spesso è questo. Io credo che fosse in origine una grande opportunità, che poi però si è rivelata nei fatti, diciamo, non sufficientemente efficace, appunto. Quindi credo che oggi, rispetto ai costi di un consiglio di amministrazione, al mantenimento di un apparato, per fortuna, voglio dire, non ha una dotazione di personale esterna, ma ha utilizzato soltanto risorse di personale interno, quindi diciamo, non ha pesato, cioè, non c'è stato uno spreco di risorse, però diciamo, in un rapporto costi-benefici nell'ottica impostata dal governo fin dal suo insediamento di un taglio delle società partecipate, credo che questa a pieno titolo possa rientrare in questa politica di spending review e di taglio delle partecipate, laddove tutti i compiti che attualmente svolgeva, compiti residuali non molti, anche il contratto di servizio era scaduto, possono tranquillamente trasferirsi al servizio Fincommission che è attivo e che li può, riteniamo, la
l'assessore Dio tranquillamente assorbire. E diceva coinvolgimento totale delle associazioni che lavorano sul territorio, nel senso che farete delle riunioni, avete già cominciato? Sì, e tutte le associazioni sono state chiamate in questo senso? Dunque, io ho partecipato a una riunione indetta a Catania da da Latitudini, che è uno degli organismi attorno ai quali alcune associazioni teatrali si raggruppano. Noi naturalmente non chiameremo le singole associazioni, organizzeremo degli incontri con le organizzazioni degli operatori musicali o teatrali, alcuni li abbiamo già incontrati, e ci confronteremo con loro rispetto alle loro richieste di miglioramento della dinamica dei bandi e città per città? Il nostro è un bando regionale, quindi noi ci confrontiamo a livello centrale. Perché lei diceva che abbiamo cominciato con Catania. A Catania adesso... c'è stata l'organizzazione di questo incontro, che era sulle buone pratiche del teatro italiano, ed era una manifestazione che per la prima volta arrivava a Catania, l'ho appreso andando, era un discorso sulle buone pratiche del teatro nazionale e internazionale. Ha fatto tappa a Catania, dove ha avuto, devo dire, un seguito notevolissimo. Io ho ritenuto mio dovere, in quanto dirigente di un assessorato che si occupa di attività teatrali, prendere parte, e questo ho fatto. Grazie.